Senti, ho deciso. Per il resto della giornata noi dovremo parlare così. Così? No, prego, ripetere con me. Pepe. 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 Cameriere? C'è troppo pepe sulla mia paprika. Shh. Cameriere, c'è troppo pepe sulla mia paprika. Shh. Sulla mia paprika. Shh. Ma mi piacerebbe piluccare i vostri pasticcini. No. Ma mi piacerebbe piluccare i vostri pasticcini. I vostri pasticcini. I vostri pasticcini. I vostri pasticcini. Vuoi venire al cinema con me stasera? Vuoi venire al cinema con me? No, non ripetere, prego, rispondere. Vuoi venire a vedere un film con me stasera? Volentieri, Harry, ma non stasera. Perché? Dove vai? A caccia grassa? Beh, sì. Sì. Sul serio? Sì, beh, te lo volevo dire, ma non lo so. Lo trovo imbarazzante. Perché? Beh, perché abbiamo passato tanto tempo insieme. Io sono contento che tu esca con qualcuno. Davvero? Certo. Ci vai vestita così? Sì. Beh, io non lo so, perché? Dovresti portare di più le gonne. Stai benissimo con le gonne. Tu dici? Sì. Io sostengo che i geroglifici sono in realtà antichi fumetti su un personaggio di nome Sfinge. Senti, Harry, dovresti uscire anche tu. Oh, io non sono pronto. Invece dovresti. Non andrei bene per nessuna attualmente. È ora. È stata la serata più imbarazzante della Fermo. Mia vita. Dobbiamo metterlo per così. Mm. Beh, il primo appuntamento è sempre più difficile. Tu ne hai avuto solo uno. Che ne sai che le cose non peggiorino? Che c'è di peggio di vedere lui? Che dopo cena mi strappa un capello e lo usa come filo interdentale, a tavola. È stata una cosa di sogno in confronto alla mia serata. All'inizio è andata bene. Lei è una persona piacevole. Ce ne stavamo seduti a chiacchierare in un ristorante etiope scelto da lei. E io facevo qualche battuta tipo, ehi, non sapevo che si mangiasse in Etiopia, sarà una cosa rapida, ordino due piatti vuoti e via. Ecco, lei non ha reagito nemmeno con un sorriso. Allora parlo del più e del meno. Le chiedo dove ha studiato, dice all'Università del Michigan. E questo mi ricorda Helen. Tutto a un tratto mi prende un terribile attacco d'ansia. Il cuore mi batte all'impazzata e io comincio a sudare freddo. Helen ha studiato nel Michigan? No, ha studiato nell'Oregon. Ma è comunque un'università. Stavo così male che sono dovuto uscire. Credo che ci vorrà del tempo. Passeranno mesi prima di goderci una serata con qualcun altro. Già. E forse anche di più prima di riuscire ad andare a letto con qualcuno. Oh, a letto ci sono andato. Ci sei andato a letto? Certo.